Total Operazione. E dobbiamo lanciare Bob in faccia al tizio? Pronto, Susan Ormica. Susan Ormica. Che basta, schifo. Mi fai solletico. Bene, questo andrà sicuramente a segno. Certo. Ma cos'è il gioco a bocce? Non è baseball quello. Tutto ok. Tutto ok. Boh, vabbè. Va bene così. Eccoci qua, all'interno. Blip. Ci saranno guardie? Secondo me. Osserva sì. Le casse. Sembrano diverse. Quando ne raccogli una, hai poco tempo prima che esploda. Possono ok. Utili, ma fai molta attenzione. Va bene, va bene. Prendila. Becca. Passa dall'altra parte. Bob, devi afferrare uno di quei droni e lanciarlo verso l'interruttore sulla parete. Va bene, non è difficile. A parte il dottore, come fa a sapere tutte queste cose e come ci fa vedere ogni volta? Vabbè. Venite qui. Vieni qua. Uno. Me lo porto già via, che non si sa mai. Ci può essere utile. Ah no, addio. Si scivola? Se non erro, dovrebbe esserci una serie di pulsanti lì vicino che attivano quelle piattaforme. Dai un'occhiata in giro. Una sala pulsanti. Eccolo qua. Oh, che belli pulsanti. E vai. Allora, vai. Ora fai molta attenzione, Bob. Questa è tecnologia aliena. Potrebbe essere pericolosa. In certo. Cosa potresti imbatterti laggiù? Come no? Ecco fatto. Uno e due. L'unica cosa in cui mi sto imbattendo sono delle piattaforme che continuano a spostarsi. Aspetta. Non le riesco a prendere, uffa. Vieni qui. Ecco fatto. Proseguiamo. Bisogna andare sui muri? Mi sembra di esserci già stato in questo posto. In realtà no. Dimmi tu. No, Bob. Déjà vu. Ma dimmi tu cosa? Dai, Doc. Sei un tipo in gamba, ma ora straparli. Mi aspettavo tipo uno sbuffo. Ah, che pazienza, qualcosa di simile. Allora, da questa parte. Più che altro stiamo trovando veramente poca roba. Cioè, pochi tipo moltiplicatori e oggetti simili, intendo. Wow. Via. Ecco, tipo qua. Grazie. Ecco fatto. Muoviti prima che, non so, crolli o qualsiasi cosa possa fare. Scendi. Addio. Ecco fatto. Poveri robot. Più che altro mi sa che Bob forse non è più soggetto. No, beh, forse no, col cavolo. Non è più soggetto, dicevo, ai raggi laser che lo bloccano. Ma ne dubito. Ma va? No, di qua. Ecco fatto. Essendo dentro il robot, forse qualche raggio laser che potrebbe bloccare Bob ce l'abbiamo. Dicevo, più che altro, che forse, forse non ci saranno più. Ma ne dubito. Ma io volevo andare dall'altra parte prima, in realtà, eh. Ah, ok. Fa solo avanti e indietro. Solo per farti prendere due stronzatine. Vabbè, grazie. Cosa succede se va di sotto? Credo nulla. Cioè, credo che non bisogna andare di sotto. In realtà bisogna andare di sotto. Vabbè. E io mi sono portato la cassa a fare, scusami. Bob! Ho perso Bob! E 2000 punti se ne vanno così. Perché Bob è scivolato, perché è scemo. Uno direbbe è colpa tua. No, il gioco è andato avanti da solo e lui... Oddio, Bob. Aspetta un secondo. No. Ok, devo andare da questa parte. Vieni. Ecco fatto.
Il problema è che perdi anche i moltiplicatori quando muori. E è brutto, è brutto. Con tutta la fatica che fai a prenderli, porca miseria. Ecco fatto. Questo gioco è molto ingiusto sulle punizioni, comunque. Scendi. Sulle punizioni questo... questo gioco è veramente cattivo. Robottone grosso cattivo che ci spara? No, robottone grosso che mi elettrizza. Manda carica elettrica. Stai attento, sembra anche troppo grosso da afferrare. Eccolo là. E abbiamo preso un trofeo che neanche abbiamo visto. Vorrei colpirlo, ma... ecco, facciamo così. Ben fatto, Bob! Dammi tutto. Ecco fatto. Mi scoccia veramente un sacco perdere tutti i punti a caso, ma perché muori? Cioè, 2000 punti è tantissimo ogni morte. È veramente esagerato. Allora, prendiamoci la scatola. E andiamo dall'altra. Aspetta. Visto che siamo morti e abbiamo perso un sacco di punti. Vieni qua. Ok, ridammi un attimo la scatola, per favore, gioco. Prendila. Bravo. Questa la appoggi un secondo qui. Bravo. Ecco fatto, un altro moltiplicatore. Prendi. E passiamo dall'altra parte. Di qua. Ottimo. Vieni qui. Passiamo. Gira. Ecco fatto. E io la scatola intanto me la tengo. Non si sa mai che possa essere utile. Anche troppo grande. Ecco. Che schifo. Che stronzo anche, più che altro. Molto bene, concentrati. So che puoi farcela, Bob. Sto ricevendo una scansione dell'interno del robot dalla tua trasmittente. Quale trasmittente? Cioè, o meglio, sì, ce l'ha la mamma. Dove dovrebbe essere? Ok, Bob, ho bisogno che tu raggiunga la sala dell'occhio. Hai capito? La sala dell'occhio, cioè il luogo... la sala dell'occhio, certo. ...l'energia del robot. Aspettiamo un attimo. Ci sia una fonte di... ed è proprio lì che colpirai, Bob. E finalmente il piano Q sarà quasi concluso. Il piano Q. Dove devo andare? Devo farmi il giro? Vabbè, cosa non si fa per punti doppi, eh? Meh. Ecco fatto. Scendi, bravo. Vieni qui. Tu vieni con me. Ecco fatto. Avevo bisogno di un amico. No, che palle. Vieni qua. No. Ecco fatto. Salta, bravo. Metz. Ecco fatto. Di qua. No. Gira. Voglio scendere prima. Ecco fatto. Noi continuiamo. Poverino. È morto. Scendi. Bravo. Saliamo di qua. Vediamo solo che cosa c'è. Niente. Bravo. Aspetta. Allora, scatola. A saperlo il robottino me lo tenevo, me lo portavo ancora in giro. Allora, passiamo prima di qua. No! Ha fatto la curva troppo larga. 2000 punti andati per il nulla. Vabbè che tanto in realtà in sto gioco il grosso dei punti lo fai con, come si chiama? Con i bonus. Però che palle! Guarda, ha fatto di nuovo la cazzo di curva troppo grande. Mannaggia. Sto perdendo tutti i punti per niente. Ecco fatto. Vabbè, aspetta. Allora, perché prendo trofei a cacchio di cane? Ecco fatto, io continuo. Guarda, mi muovo. Mi muovo lentamente perché il gioco è stronzo. Ecco fatto. Guarda bene la stanza. Che è successo? Ci deve essere un interruttore che apre l'ultima porta. Ok. Ci vado io.
Tanto arriverà un robottone di quelli giganti, sicuramente dovrò sputargli addosso la roba, quindi... Vai! Metz! Robottone, ci sei? Ovviamente. Dai, su, 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 dai, 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 dai! Corri! Tanto chi se ne frega, non è che dobbiamo distruggerli per forza. Metz! Ecco qua. Strepitoso! Come quella volta in cui quella cosa ha colpito quell'altra cosa una volta, poi un'altra ancora. Già, fantastico. Certo, come no? Intanto non si è clippato giù nel terreno. No, 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 no. Lui è blob. Vediamo. Vedi, tutti i punti li facciamo con i bonus, neanche con quello che facciamo. Beh, forse non proprio come me, ma quasi, ecco. Certo, sì. Certo, come no? Insieme conquisteremo tutto, bravo. Per tutti i fulmini anello mancante, i laser. Calma, il laser. Comportarsi come una vecchia nonnina. C'è qualcosa qui? No. Allora, facciamo attenzione ai laser. Giallo. Scusatemi. Ecco fatto, come se ci fosse difficoltà a evitare quattro laser delle balle. Sei nel centro di comando, dammi un secondo per scansionare la zona. Devo distruggere quei cannoni giganti? Sembra ci sia un accesso nella parte centrale. Trova il modo di raggiungerlo. Perché usare una cervottana quando hai a disposizione un cannone? Urrà! Generale, anello mancante, usa il cannone. Quale cannone? Ah, i cannoni, quelli là che c'hanno loro. Vieni qui. Ecco fatto. E io tutti i punti che riusciamo a prendere li prendo a questo punto. E anzi, sai cosa ti dico? Minchia. Dicevo, sai che ti dico? Io tutti gli oggetti smetto di romperli. A meno che non nasconda indietro qualche oggetto. Tutti gli oggetti li smetto di rompere perché... Aia! Ma poverino! Ho avuto un'idea! Sì, credo che quei cannoni siano il modo per riuscire a entrare. Ma devo lanciarci io uno di loro o devo lanciare me stesso? Credo uno di loro. Due. E tre. Piu piu piu. Bel colpo. Anello mancante, presto, trova un altro cannone. Appena riesco a muovermi. Ecco fatto. Sbrigati, anello mancante. Sta parte qua non ha completamente senso che lui diventi Sonic, però vabbè. Oh. Uno a una certa smette anche di preoccuparsi di certe cose. Due. E tre. No. Non fate arrabbiare l'anello mancante. Tre. E dai. Vieni qui. Ecco fatto. Piu piu piu. Ottimo colpo. Che poi perché cacchio hanno dei cannoni all'interno della sala di controllo? Cioè della sala del core centrale. Perché cacchio hanno dei cannoni questi? Sono alieni e va bene, però non è che sono scemi. Ecco fatto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ecco fatto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Siamo ballerine noi. Ecco qua. E vai. Non provate a rifarlo a casa. Non fatelo a casa, bambini. Ecco fatto, vieni con me. Ti faccio andare in un bel posto. Vieni qua, bravo. Ecco fatto, 2 e 3. Ottimo. Piu piu.
Oh no, il core è instabile. Devi scappare da lì. Cin 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 cin. E ora presto, vai alle... Come ho detto, tra l'altro, la voce del professore l'ho già sentita oltre nel gioco della Bibbia e in tanti altri giochi, ma in questo momento ce l'ho qua, ma non mi viene in mente quale sia. L'ho sentita veramente tantissime volte. Eppure l'altro giorno, mentre montavo il primo episodio, ci ho anche pensato. Ci ho pensato, ma non mi viene più in mente quale sia. Fine episodio con l'anello? No, ancora. Ah, non male. Altri laseroni, aspetta. Altri laseroni, calmo, è andato troppo veloce. Aspetta. Aia, aspetta. 1, 2, 3. Ecco fatto. Ecco, questi erano tanti laser. Robottone gigante? Ovviamente. La scimmia pesce ragno. Manovre evasive a te in un momento. Diventa vulnerabile solo quando si attreccia. Aia! Vai! Colpito! E affondato! Stronzo! Ecco fatto, aspetta che arrivo. E addio al vostro macinino. Ecco fatto, vai. Ancora? Quanta roba devo distruggere ancora, scusami. Cosa devo distruggere? Manchi solo tu? Ok. Nessuno mi aveva detto distruggi tutti i nemici. Pensavo dovevo distruggere solo quello grosso. Ecco fatto. Prosegui. Arriva un altro di quelli lì grossi? Oh no! Aiuto! Devo distruggere i robottini là dentro. Devi lanciare altri droni su un altro trasportatore per... Chi l'avrebbe mai detto? E a questo punto il coso che li sforna è meglio lasciarli. Ed eccone uno che è andato, ottimo. Dai, aspetta. Complimenti. Bene, ce l'hai fatta, anello mancante. Sto continuando a pensare alla voce del professore, ma ti giuro, ce l'ho in mente dove l'ho già sentita, ma non mi viene. Ed è fastidioso, sai, quando sai una cosa, ma poi non ti riesce a uscire. Sembra la folle notte della pizza alla testa di pesce. Non così spaventoso come l'anello mancante. Non come così spaventoso come l'anello mancante, che cosa? Non ho finito di leggere. Ehi, questo è quell'aggeggio che converte la materia in energia. Tu sei pazzo. Grazie alla tua voce, anello mancante. Provi dolore per la distruzione di una tale tecnologia aliena. No, è grosso. Lo fai per un buon motivo. Beh, se proprio devo. Esatto. No, è grosso come il cacchio. Converte la materia in energia, anello mancante. Energia che alimenta il robot. Anello mancante, sovraccaricare il consiglio digestivo. Anello mancante, non puoi impedire al convertitore di alimentarsi, ma puoi sovralimentarlo. In questo modo dovresti metterlo fuori uso. Procedi. Basta che i robottini si muovano. Vieni qui. Vabbè, è andata così. Vieni qua, robottino, aspetta che arrivo. Anzi, vabbè, ormai. Bene, sono arrivate le mani. Ha! Preso al volo. Ti sta troppo bene. Dai, su. Nope, mancato. Ma porca puttana, sti robottini. Ancora uno? No! Maledetto braccino in mezzo. Un robottino appare?
Ecco fatto. Complimenti, hai distrutto la tecnologia aliena. Sembra proprio una bella indigestione. Hai sovralimentato. Esploderà! Esci di lì, anello mancante! Intanto... Anello mancante! Anello mancante! Sei tutto intero! Hai voglia! Beh, sono appena stato scagliato in aria alla massima velocità dal più grande rutto della storia. A parte questo, tutto ok? Wow, che volo! Bene, torna qui! Ha indebolito le sue difese! Bob, è giunto il tuo turno! Bob, devi finire di distruggerlo allora! Scenario completato! Leggenda del baseball. Finalmente, qualcuno alla mia salute altezza. Di ferro, destra del DNA. Ma mi sembra che i bonus li diano totalmente a caso. A me va bene. A me va benissimo così. Scenario numero 13, capogiro. Oh, questo non era male. Eccoci qua. Grazie. Credo che adesso toccherà ancora Bob e l'ultima parte la dovremo fare con Susanna. Oh cavolo! Troppo tardi. Dammi la scatola per favore. Stavo cercando di spostarmi, ma la scatola non me l'ha impedito, non me l'ha permesso. Ecco fatto. Andiamo di qua. Dai. Ecco fatto. Passiamo. Io evito di farmi colpire inutilmente per prendere una pallina che mi dà niente di energia, però quando riusciamo le prendiamo. Ecco fatto, mi stava antipatica, va bene? Ecco fatto. Passiamo. È tutto piegato, è uscito. Fammi indovinare, devo andare su a prendere una scatola e tornare giù. I più basic enigmi della storia. Vai, io aspetto che arriva su. Eccoci. Robottino andato. Vieni qui. E vediamo se posso scendere. No. Sarebbe stato facile, ma il gioco me l'ha impedito. Va bene, ancora un girello. Cicchi cicchi cicchi. Ecco fatto. Sarebbe stato imbarazzante se non fossimo riusciti a scendere. Ecco qua. Cosa dovrà fare Bob in questa sequenza? Bella domanda. Secondo me dovrà sparare con il plasma. No, Bob, aspetta! Aspetta! Dove cacchio stiamo finendo? Ma dai, che schifo! E quindi? Ok. Tan, 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 tan. Bene, Bob, hai trovato la stanza del generatore. Bob, presto, sali sulla torretta. Oh, finalmente di nuovo le robe al plasmon. Di sconfiggerli. Ecco, attenzione, fa. Bob. Tuo obiettivo è il generatore dietro quei droni oculari. Vabbè, tanto posso spammare i colpi quanti ne voglio. Non vedo, dov'è? Ok, perfetto. Chi ha schiacciato L1? Ecco fatto. Ora l'ho schiacciato io. Perfetto. Ecco, dai che mi manca ancora un colpo. O meglio, una serie di colpi. E ce l'abbiamo fatta. Bel lavoro. Bella parte, questa mi è piaciuta. Sì. Questa parte era bella. Questa mi è piaciuta. E ora? No! Bob, ho perso Bob!
Che devo fare? Dove devo andare? Ah, ok. Nessuno me lo dice. Continuiamo da questa parte. Mi chiedo se... Allora, aspetta, aspetta un attimo. Dov'era? Eccolo qua. Passiamo di qua. Saliamo di sopra. Ah no, a testa in giù adesso. Approfittiamone subito. Sì. Adesso il secondo livello dove ci sono quelli scuri è più cattivo. Mi sa che quando colpiamo uno di quelli scuri sparano tutti assieme. Ecco fatto. Questa è stata molto più veloce delle altre. 10 milioni di punti tutti fatti con singoli colpi. Ecco fatto. Eccoci qua. Vai dall'altra parte. Salta. Vai dall'altra. Vai dalla... Bob. Cavolo. Ecco qua. Vai di qua. Ottimo. E vai di qua. È molto complesso sotto alcuni punti di vista usare il Bob, perché alcune volte non prende bene i comandi quando sei in alcune angolazioni strane. Ok. Tutto un mezzo labirinto per arrivare lì. Allora, prendi scatola. Abbandona scatola. No! Me lo sono meritato. In realtà è lì, però. Me lo sono meritato perché ho sputato la scatola invece che... Cioè, ho lanciato la scatola invece che lasciarla giù. Prendila. Ecco fatto. Cos'è sta musica? Vabbè, io passo. Dai. Stupidi robottini. Ok. Via dalle balle. Allora, questa è la scatola, già ce l'abbiamo. Andiamo dall'altra parte. Non fare le curve troppo larghe come il tuo solito gioco. Ecco fatto. Vai, cioè, non andare piano. Prendile solo bene le curve. Ecco fatto. Mi stava antipatico, va bene? Per quello l'ho distrutto. Calmo. Ecco fatto. Ecco qua. Noi passiamo. E alla fine vinsero. Psst. Doc. Cosa c'è, Bob? Credo che qualcuno ti stia guardando. Cos'è? Ma che gigante è? C'è gigante fuori, gigante dentro. La stanza del grande occhio. Ah, ottimo. Se nella stanza del grande occhio. Fai attenzione, lì dentro ci sono laser dappertutto. Non l'avevo notato. È meglio evitare di chiamare le armi energetiche in quel modo quando si parla con Bob. Perché diavolo, perché no? Sono quello che sono. Ecco qua. Screk. Dov'è? Perché non l'hai colpito, Bob? Mannaia a te. Prendilo. Non riesco a colpirlo quello là sopra. Mi sa che posizionati non... sugli interruttori sulla parete. Dovrebbero rivelare i punti deboli dei laser. Ah, perché mi ci posso mettere? Aia. Bob, continua a ruotare la piattaforma. Se lo fai bene, il sistema del nucleo verrà esposto e le sue stesse difese dovrebbero sistemarlo. Fenomenale. E a cosa mi serviva il coso esplosivo, scusami? Occhio. Aia. Dall'altra parte.
Ecco qua. Scusami, cosa mi è servito il coso esplosivo? Ma niente, insomma. Fai attenzione, Bob. Aia, vabbè. Aia, vabbè. Tanto mi curerò prima o poi. Ecco, esatto. Aspettiamo un secondo. Da questo lato. Certo che comunque livello di difesa massimo, eh. Attento, mezza calzetta e compagnia. Compagnia di cosa? Ah, di quello. Ecco cosa mi serviva il coso esplosivo allora. No, non è vero. Vai Bobby, scendi da lì. Dobbiamo andare a sparare. Corri. Rom? Ok, quello esplosivo. Non riesco a colpirlo. Ecco fatto. Preso in pieno, stronzo. Non sei più così difeso come pensavi, eh. Io continuo a spararti, tanto adesso tirerà fuori altre difese. Sicuramente. Quel colpo, sono sicuro, avrebbe fatto malissimo. Sono sicuro che quel colpo là che abbiamo evitato avrebbe fatto male. Ecco fatto. Aspetta. Ce n'è uno anche dall'altro lato. Preso. Madonna, bella partita questa. Abbastanza equilibrata nella difficoltà, ma comunque divertente questa parte qua, eh? Ecco fatto. Forse un altro giro. Ecco qui. Però ce l'avremmo dovuta fare forse anche un attimo prima, se avessi colpito per bene le sfere. Oh no, Bob, una reazione a catena. Il robot è sovraccarico. Vattene da lì. Voglio proprio vedere come fa ad andarsene, visto che ci ha messo mezz'ora solo per riuscire ad entrare. Comunque. Ok. E ora con Susan dobbiamo scappare? Quanto ci fai? Insetto sopra, a cosa è servito? No, no, merito tuo, amico. Sì. Ehi, dov'è Bob? Lui non ce l'ha fatta. Giusto, amico. Era disgustoso, ma era sicuramente l'ammasso melmoso migliore. Io gli dicevo sempre che era un idiota senza cervello, ma non dicevo davvero. Io... mi spiace. E invece... al nostro compagno caduto. Mancherai a tutti noi. Certo, come no. Mi mancherete tanto anche voi. Vabbè. E voglio ringraziarvi tutti di nuovo per il servizio. E ora salite su quel cazzo di aereo. Dirigiamoci alla spiaggia dei mostri. Ma io non voglio andare alla spiaggia dei mostri. Ve lo ripeto, non sono un mostro. Senza offesa. Nessun problema.
Voglio solo andare a casa. Oh, non potete ancora andare. Stai interrompendo un momento di intimità con i miei mostri. E una giovane donna? Ehi, cosa? Il robot ha inviato un segnale. E l'ha inviato dove? Oh no, siamo sotto attacco, cazzo. E con questo... mi aspettavo una fuga, Modesto. Abbiamo completato anche la seconda scena del gioco. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!